Small, large, extra large, non basta ancora. C'è una razza canina che viene divisa addirittura in 5 varietà di taglie, dal piccolissimo al quasi grande, perché questa è la massima taglia consentita e, come potete osservare, non si tratta certo di un gigante. Quella degli Spitz tedeschi è una grande famiglia che si è ritrovata dopo molti pellegrinaggi nei vari raggruppamenti in cui la Federazione Cinologica Internazionale divide le varie razze. Ma che significa tipo Spitz? Questo termine equivale all'italiano volpinoide o di tipo volpino e riunisce un vasto gruppo di cani che hanno in comune determinate caratteristiche. Pelo lungo, coda rovesciata sul dorso, corpo piuttosto compatto, testa con cranio largo e muso più sottile, vagamente somigliante a quella della volpe. Il cane di tipo Spitz è fortemente lupino sia nell'aspetto che nei tratti caratteriali, poiché si tratta di cani dal fortissimo istinto sociale. Un gruppo di Spitz di qualsiasi dimensione, età, sesso e colore tenderà sempre a fare branco e a restare unito e cercherà sempre una figura guida a cui attribuire il ruolo di capo. L'allevamento moderno degli Spitz tedeschi di taglia inferiore, medio, piccolo e nano, si è orientato verso la creazione di cani da compagnia dal mantello appariscente e dal carattere esuberante, obiettivo pienamente raggiunto perché gli spizzini sono cani bellissimi e assolutamente incapaci di stare fermi per più di mezzo secondo. I due Spitz di taglia maggiore, ovvero il Grande Spitz e il Fall Spitz, sono stati invece selezionati in base alla loro attitudine alla guardia e sono cani più tranquilli dei piccoli, allegri ma non troppo scatenati. Assai più diffuso e in crescente espansione è il Fall Spitz, che si dovrebbe definire Spitz gigante se si volesse continuare la scala dopo nano, piccolo, medio e grande. Ma sinceramente è un po' dura chiamare gigante un cane che non deve superare i 55 cm al garrese. Lo standard dello Spitz tedesco è identico per tutte e 5 le varietà. Per quanto riguarda il carattere, tutti gli Spitz tedeschi hanno due cose in comune: una sfrenata allegria e un'immensa gioia di vivere. Come abbiamo già detto, le taglie grandi sono un po' meno scatenate delle piccole, che hanno un'esuberanza irresistibile. Gli Spitz medi, piccoli e nani hanno tutti lo stesso modo di fare. Sono perennemente in moto, spesso di corsa e ancor più spesso su due zampe, perché vorrebbero dire un sacco di cose al padrone e cercano di arrivare più vicino possibile al suo viso per spiegargli tutto. Una caratteristica tipica è quella di saper fare i cani da circo, ma non solo in senso letterale. Essi eseguono i loro numeri anche in famiglia, senza che nessuno glieli abbia mai insegnati. Li inventano da soli e li eseguono spontaneamente quando vogliono ottenere qualcosa dal padrone. Le buffe pagliacciate degli Spitz, in realtà, sono un segno della loro spiccata intelligenza. Un'intelligenza vivace come loro, ma anche particolarmente creativa ed inventiva. Per esempio, fare piroette per chiedere cibo o coccole può sembrare normale, ma c'è chi va molto oltre. Questo simpatico maschietto non è proprio entusiasta di tornare alla sua cuccia, ma gli è stato ordinato e non osa disobbedire. Quindi ha scelto questo modo del tutto singolare di scendere le scale guadagnando tempo. Una mente così geniale in un cane così piccolo è qualcosa che contemporaneamente stupisce e intenerisce. La grande intelligenza, unita all'indipendenza tipica di tutti gli Spitz, rende questi cani piuttosto difficili da addestrare. In un modo o nell'altro, loro trovano sempre il modo di fare quello che vogliono. Da cuccioli, i piccoli Spitz sembrano decisamente finti, sia quando ci guardano con questi incredibili musetti da procione, sia quando trottano a passo di parata. La loro vita media è piuttosto lunga, i 15 anni vengono raggiunti piuttosto facilmente e spesso superati. E quasi fino all'ultimo istante, lo Spitz resta attivo, esuberante e vitale come un cucciolone. Piccolissimo, piccolo o quasi grande, lo Spitz è sempre un cane particolare, davvero unico al mondo. La sua vitalità e la sua allegria non sono solo indimenticabili, sono anche contagiose. Avere uno di questi cani è una polizza di assicurazione contro la tristezza e la solitudine.